Benvenute ragazze! Allora, oggi velocissimo video haul per mostrarvi alcune cosine che ho ricevuto in regalo da una mia amica e da Fabio, cosine ovviamente che nell'ambito del make up siamo sempre, e di cui volevo mostrarvi, volevo brevemente parlarvi. E sono due regali appunto che ho ricevuto dalla mia amica, alcuni li ho ricevuti dalla mia amica Luciana. La mia amica Luciana vive a Singapore e ci siamo conosciute grazie al canale. Io sono contentissima veramente di aver avuto l'occasione di conoscerla, perché veramente la adoro, veramente ti mando un abbraccione se mi stai guardando, e sono contenta perché grazie al canale ho potuto conoscerla. Senza il canale penso non avrei mai avuto l'occasione di incontrarla e quant'altro. Lei ovviamente è italiana, vive a Singapore, vive lì perché anche lei ha marito pilota, e quindi insomma ci siamo trovate da subito in tante cose in comune, ecco. E quindi ci siamo già viste due volte, perché sono già andata due volte a Singapore, e adesso voglio farvi vedere il piccolo regalino che mi ha fatto. Allora, intanto mi ha fatto trovare regalini dentro questa pochettina di Clinique, carinissima, ha aggiunto anche il fiocchettino, è veramente delizioso. Quindi pochettina di Clinique, che fa sempre comodo, perché sapete che io utilizzo moltissimo queste pochette, soprattutto in borsa, le metto per organizzare le cose dentro. La prima cosa che ho trovato, che sono veramente entusiasta e lo sto già utilizzando perché volevo provarlo da tempo, è questo contorno occhi della Clinique. So che è veramente veramente molto molto famoso questo contorno occhi di Clinique, e so che è anche molto molto costoso, oltre che molto famoso. Dovrebbe costare in versione full size su 35 euro. Ho sempre sentito, vi dico la verità, meraviglie di questo contorno occhi, e lo sto anche utilizzando perché a me l'ambiente in cui vivo, in casa sto parlando, è molto secco, perché avendo sempre l'aria condizionata accesa, o l'aria condizionata o comunque il deumidificatore per rinfrescare comunque l'aria, l'aria si secca moltissimo in casa. Ho notato anche comunque che la pelle ne risente molto, infatti il contorno occhi mi si è seccato molto molto molto, sono dovuta correre veramente ai ripari, quindi sto utilizzando questo sperando che mi possa aiutare. Sono comunque 5 ml, ma penso che una volta finito il barattolino qualche risultato dovrei in teoria già vederlo. Semmai potete magari consigliarmi qualcosa, un contorno occhi molto molto idratante che possa magari appianare un po' le prime righe, magari di espressione che si formano per anche appunto l'ambiente secco e quant'altro. Io non sono molto, molto efferata in materia, se mi consigliate qualcosa mi potrebbe essere sicuramente utile. Altro regalino, il mini smaltino Orly. Ho visto appunto che in Italia, non mi ricordo con quale giornale, uscivano gli smaltini Orly, infatti lei mi mandava le foto dall'Italia, quando è andata anche lei a trovare a casa della sua famiglia, e si era presa tantissimi smaltini della Orly con il giornale, e mi ha regalato questo viola che è fantastico, perché il viola è uno dei miei colori preferiti, soprattutto sulle unghie, è uno dei colori che mi piace di più utilizzare. Ultimamente mi vedete sempre senza smalto, semplicemente perché ho le unghie tutte mangiate. Non so, ultimamente non riesco più a farmi crescere le unghie, sono in un periodo abbastanza di transizione in cui non riesco a evitare di mangiarmele, e mi sta abbastanza sulle scatole questo discorso, e quindi spero al più presto di riuscire a farle crescere almeno un pochino, in modo da poter fare di nuovo la ricostruzione. Voi sapete che io ho tutto il necessario per fare la ricostruzione unghie, così farò la ricostruzione e mi sarà impossibile poi mangiarmi le unghie, ma ovviamente prima devo avere un po' di base sopra per farla, perché non ho voglia assolutamente di mettere le tip, perché mettere le tip è molto laborioso e non ne ho voglia, quindi voglio avere un minimo di unghia mia e al limite fare solo un po' di allungamento. Le ultime due cose che mi ha regalato, e quando le ho viste sono veramente, sono scoppiata di gioia, se si può dire, sono i nuovi Color Soul di Astra. I Color Soul li conoscete meglio di me, perché impazzano adesso. Sono questi ombretti cremosi di Astra, io esattamente ho il viola e l'azzurro, l'azzurro turchese diciamo, quindi l'azzurro turchese è 5 e il viola è 6. Sono bellissimi, io l'ho già utilizzati per fare un trucco, soprattutto questo qui azzurro mi piace moltissimo, è un colore veramente molto pieno, ecco, forse in controluce riuscite a cogliere meglio le sfumature, un colore pieno, bellissimo. Io devo fare una o due passate, forse un paio di passate sull'occhio perché il colore venga bello pieno, perché non rischi di fare diciamo un po' le righe tirandolo, quindi io ne metto un paio di passate perché si fissi bene e ci sia un bel colore pieno. Con un paio di passate andate tranquille che veramente il colore è esattamente come lo vedete in boccetta. Questo è il viola, mamma mia che brutta luce che c'è oggi, eccolo qua, ve lo faccio vedere nel tappo, eccolo qua. E niente, sono entusiasta di questi prodotti, sono contentissima di averli provati finalmente, perché li vedevo in mille video, in mille blog,
e essendo adesso qua non potevo ovviamente provarli e mamma mia, sono veramente contenta. Mua! Grazie Luciana per avermi ripresi. E per quando torno a dicembre ho già puntato quelli della collezione autunnale, comunque invernale, c'è cioè il Petrol che voglio assolutamente, lo devo assolutamente trovare perché mi piace tantissimo. Fabio poi è dovuto rientrare in Italia all'incirca un paio di settimane fa, ha dovuto rientrare insomma per alcune cose sue e io sono rimasta qui a Giacarta, lui è rientrato e allora mi ha portato dei piccoli pensierini insomma per farsi perdonare che mi aveva lasciata sola, lo dico così ovviamente scherzando, mi ha preso insomma dei regalini, ecco così, perché sa che mi manca moltissimo la Essence, tantissimo mi manca. E quindi mi ha preso delle cose. Mi ha preso delle cose perché semplicemente io l'avevo sguinzagliato alla ricerca di due cose specifiche. Due cose specifiche che sono queste, quindi la base occhi che conoscete tutte, io non l'avevo ancora provato. È uscita quando è uscita in Italia, io ero ancora in Italia, però avevo molte base occhi da smaltire. Se avete visto il mio video con i prodotti che ho smaltito, top e flop, che al limite vi linko qui, avete visto che ho smaltito due basi occhi nel frattempo, quindi me ne sono rimasta una o due, qui non è semplice trovare base occhi, quindi mi serviva assolutamente un primer abbastanza low cost da avere insomma appena mi finiscono quelli che ho, quindi mi sono fatta prendere questo qui di Essence. E un'altra cosa che ero molto curiosa di provare è questo prodotto nuovo di Essence, che è questa pennetta illuminante. Vi faccio vedere come appare, eccovela qua, infatti ha la dicitura new. È semplicemente un highlighter, eccovelo qua, in pennetta così. Si gira il prodotto ed è un illuminante. Allora, ho dovuto girare penso almeno 80 volte perché era nuovo per far uscire del prodotto. Se lo comprate, armatevi di pazienza perché ci vuole una vita per far uscire il prodotto. Vi voglio fare uno swatch per farvi capire, visto che di questo non se ne parla ancora molto, quindi penso che sia utile anche per voi vedere esattamente come risulta poi sulla pelle. È abbastanza chiaro come illuminante, è assolutamente di base rosa, quindi è una base rosata in di fondo, e ovviamente un tripudio di glitterini che lo rendono appunto bello luminoso. Eccovelo qua, sono riuscita a farlo, scusate, che mi avvicino con le rotelline. Eccovelo qua, questo qui è lo swatch, ve lo cerco di farlo vedere contro luce, così, eccovelo qua. Se vedete ha una base appunto molto rosa e tantissimi glitterini. A me non sembra male come prodotto, assolutamente. Mi sembra molto carino. Ovviamente è appunto un eyeliner, scusatemi, un highlighter, quindi un illuminante. Ma che secondo me va bene assolutamente da per illuminare magari gli occhi, quindi all'interno dell'occhio, qui all'altezza, nella parte alta delle sopracciglia, sugli zigomi assolutamente, che è quello per cui l'ho preso io, quindi per illuminare tutta questa zona dello zigomo. Non penso sia un illuminante a penna che si possa utilizzare come quelli dei marchi più famosi per illuminare lo sguardo qua sotto, perché comunque ha questi glitter che secondo me non lo rendono proprio adatto a fare da illuminante come zona sotto l'occhio, ecco diciamo. Le mie richieste quindi erano finite qui perché volevo assolutamente avere la base occhi e il nuovo highlighter. Lui però ci deve mettere sempre del suo perché è un amore e quindi voleva prendermi qualcosa insomma a gusto suo e mi ha mandato una foto in cui mi faceva vedere che aveva guampato praticamente quattro di questi nuovi pigmenti Essence. Siccome che io ho veramente tantissime cose che sto cercando di finire, non mi servivano ulteriori pigmenti perché ne ho già tantissimi, allora gli ho detto dai vabbè, due posso anche cedere così li provo, sono molto curiosa, gli altri due riponili, quindi siamo giunti a un compromesso, da quattro sono diventati due e questi io vi dico, li ha scelti lui a gusto suo, io non ho proferito parola e li ha scelti a gusto suo, mi piacciono tantissimo. Allora, il primo colore che vi faccio vedere è lo 08 Coppe Copper, che è fantastico, poi soprattutto per chi ha gli occhi marroni è un colore ovviamente che va benissimo, passepartout, che si può utilizzare sempre. Eccovelo qua, ve lo apro così potete vedere quanto è bello, è bellissimo e così è come risulta, quindi un bellissimo color copper ma ovviamente con tantissimi glitterini, quindi vi devono piacere ovviamente i glitter negli ombretti, perché se non vi piacciono questo colore non fa assolutamente per voi. Vi faccio uno swatch anche di questo. Il colore è questo qua. L'ultimo pigmento che ho preso, che è delizioso, perché è un colore che per quanto sia tendente al marrone, quindi può sembrare leggermente banale, non è minimamente banale, perché comunque intanto è lo 03 Box of Chocolate, quindi anche il nome appunto richiama il fatto che sia comunque un cioccolato.
però non è un color marrone banale, diciamo, perché ha all'interno tantissimi microglitterini argentati. E secondo me è anche un connubio piuttosto particolare, perché solitamente nei marroni vengono sempre associati glitter dorati, quindi glitter caldi o glitter bronzo, comunque un sottotono bronzo dorato. Questo invece è molto particolare perché è un marrone molto scuro con i glitterini. Vi faccio vedere, eccovelo qua. Quindi marrone con i glitterini argento. Ve lo faccio vedere ovviamente meglio in uno swatch. Cioè il colore già da subito, guardate com'è bello. È bello, è un pigmento molto corposo, ecco. Mentre il copper si presenta più polveroso, questo box of chocolate ha una piccola diversità nella composizione, secondo me, di com'è il colore, perché è leggermente più granuloso. E eccovelo qua, bellissimo questo, guardate che figata, sono troppo contenta di averlo. Ovviamente anche questo ha un tripudio di glitter all'interno, quindi vale sempre lo stesso discorso che vi devono piacere comunque i glitter dentro un ombretto. Secondo me, fra tutti, io ho visto tantissimi swatch di questi nuovi ombretti in polvere di Essence, ce ne sono di bellissimi sull'azzurro e quant'altro, ma sono colori che avevo, infatti uno dei colori che ho fatto mettere giù a Fabio, che aveva già guampato, era uno degli azzurri o blu, non ricordo, ma ne ho moltissimi. Volevo colori un po' più particolari, diciamo, per cambiare anche dal solito, quindi se vi voleste buttare su un colore un po' più magari particolare, potreste decidere di prendere questo box of chocolate. Ve lo faccio rivedere, io sono veramente entusiasta di questo colore perché è fantastico, è fenomenale, bellissimo. Ho mandato poi Fabio a fare una piccola capatina del Vesso Rocher, perché vi avevo già detto nel video che vi ho linkato prima che sono una grandissima amante delle creme corpo di Vesso Rocher, e online è già uscito in versione PDF, mi ero scaricata appunto la versione da spulciare, il catalogo di Natale. E nel catalogo di Natale ci sono due nuove profumazioni di creme corpo. Io impazzisco per le creme corpo, mi fanno impazzire, quelle di Vesso Rocher sono buonissime. Una dovrebbe essere alla malva cristallizzata, qualcosa del genere, un nome un po' così, un po' criptico. E l'altro non me lo ricordo sinceramente, ma solo a vedere solo dal nome mi ispirava proprio di buono. E quindi l'ho mandato per vedere se fosse già presente in negozio questa linea natalizia e per farmi prendere le due creme corpo. Solo che la commessa gli ha detto appunto che queste creme corpo saranno in negozio da novembre, quindi da novembre si potranno trovare, quindi semplicemente dovrò aspettare, me le prenderò io quando verrò, insomma in dicembre tornerò in Italia. E quindi niente, non gli ho detto di non prendere niente perché mi ero già fatta scorta dei prodotti che amo di Vesso Rocher prima di partire. Lui però ci deve sempre mettere un piccolo di su, qualcosina di su, è stato veramente dolcissimo perché mi ha preso il burro cacao. Io sono una grandissima amante dei burri cacao di Vesso Rocher, mi ha preso questo. Vi faccio vedere, ecco, se questo si viene un po' di luce, eccolo qua. Hanno cambiato leggermente la confezione qua fuori, hanno cambiato diciamo l'immagine. Questo dovrebbe essere sì quella la mandorla che è praticamente il mio preferito, è quello che amo tantissimo più di tutti. E quindi mi ha preso anche il burro labbra alla mandorla. Quindi tutte le cosine che volevo farvi vedere sono finite, non erano tantissime appunto perché erano piccoli regalini che ho ricevuto, ma ci tenevo a farvele vedere soprattutto i Color Soul di Astra, perché sono entusiasta di averli provati. Quando torno in Italia mi sguinzaglierò ovunque per andare a cercare il Petrol, perché è quello assolutamente che io devo avere perché è bellissimo. E poi soprattutto i pigmenti Essence, perché io amo i pigmenti, ne ho moltissimi, ma veramente per quello che costano mi sembra che abbiano una buonissima scrivenza, però non li ho ancora provati sull'occhio. Per il momento, da quello che ho visto anche dallo swatch, però sono molto carini. Bene, ci vediamo al prossimo video ragazzi, un bacione, ciao!